La scarpetta. Signori, non vi dovete fidare di chi non la fa. C'è qualcosa che non funziona. Quando un cuoco sta in cucina e vede il piatto ripulito, perché la strisciata della scarpetta si vede, è una soddisfazione infinita, signora. È proprio, tu hai capito. C'è una cosa peggio di chi non fa la scarpetta. Una cosa molto peggio, sono quelli che si atteggiano un pochettino, prendono la forchetta, infilzano il pezzo di pane e fanno la scarpetta con la... non va, non c'è, perché ti levi quella goduria di fare quella cosa lì, che è vero o no, scusa, perché nel bon ton inglese c'è scritto che la coscetta di bolla, la letta di bolla con le dita si può mangiare, e cazzo no, la scarpetta no. Facciamo la scarpetta. Guardate che bello la regina d'Inghilterra che si fa la scarpetta, è troppo bello. No, ma è una delle cose più buone. Ci siamo, la pasta è cotta? Non ancora. Non abbiamo detto i minuti della pasta, Eddie. Oh Madonna Santissima, allora vi dico, signori, dobbiamo essere precisi. Sì, ma qui ci sarà scritto qualche cosa. Sarà 9 minuti. Mette un po' perché è secco. Allora. Si mette un po' perché è cieco. Signori, è una stronzata. Scusi, signor. È una stronzata. No, con tutto rispetto per il cieco, io ce l'ho a casa del cieco. Non registriamo, però mi raccomando. No, non è così. Questa cancellala. Perché? Non è così. Signori De Cecco. Che c'è un signor De Cecco? Parli tu con il signor De Cecco. Carlo, come stai? Come si chiama il signor De Cecco? Come si chiama? Scusi, sindaco. Quanto ha dato per sponsorizzazione qua? Non si dice il peccato, ma non il peccatore, insomma, non va bene. Ha dato un po' di soldi? No, non è una questione di soldi. È il rispetto. Rispetto uno, due, non per il cavaliere De Cecco, ma per la pasta. De Cecco. No, è una ottima pasta, ho detto. Ma scusi, è una buonissima pasta. Non volevo era no. Dire che ci vuole un po' di tempo. Ogni pasta dipende dal tipo di essiccazione che ha fatto la pasta. Allora, la bontà della pasta naturalmente dipende dalla bontà della semola e dei grani che usano, tutto qui. Due, un'azienda seria che produce pasta investe moltissimo sull'essecazione. Quando dicono essecazione naturale, come tantissime paste di anni fa, le paste di Gragnano che appendevano fuori e si essecavano, non va bene. Dimmi perché? Perché? Sono contento che mi fai questa domanda. Tutte quelle che vuoi. Perché l'essecazione non avviene in modo naturale. Dentro si formano, perché dentro si formano delle microbolle, capito? E sembra secca, quando poi la andiamo a mangiare e poi a spadellare, la e mangiare, continua una specie di fermentazione in pancia. Quelle con la pasta De Cecco no. C'è una pasta pugliese che non farò il nome, si chiama Granoro, che ha investito. Ma c'è pure la Cocco che è abruzzese, quella, signore, quella è una pasta eccezionale. Che vuoi che siete abruzzesi? Con tutto il signor De Cecco io ti voglio bene, che se, ti amo moltissimo. Però noi qui siamo in Abruzzo. Vogliamo mangiare la pasta De Cecco. È pronto, sì. La vogliamo mangiare e vogliamo dire che la pasta De Cecco è buona. Che ho detto che è cattiva, no? Quindi ribadiamo il concetto che la signor, pasta De Cecco. Signor De Cecco, la pasta De Cecco è buonissima. Però qui siamo in Abruzzo. Scusi, signor De Cecco, lei la pasta Cocco l'ha mai assaggiata? Ti mando io qualche pacco, no? stai tranquillo. Che è proprio una grandissima pasta perché c'è un'acqua eccezionale, dipende molto dall'acqua che si usa. Qui c'è dell'acqua. Cosa facciamo, Andy? È la stessa acqua. Alla signora informata. Gli mandiamo della ventricina piuttosto. Gli mandate l'acqua a De Cecco. Direi che è la soluzione migliore. Ah signora, è lei la figlia del De Cecco? No. Non lo conosci. È buonissima, signora. Allora, signor De Cecco, mi dice la signora che non lo conosce, lei dice che la pasta De Cecco è buonissima, è la più buona pasta del mondo. Piatto? Però la pasta Cocco abruzzese. No, la signora dice di no. A signor De Cecco mandiamo un omaggio o una ventricina? Gli mandiamo la ventricina e ci mangiamo anche della pasta Cocco. Prima la ventricina, poi sulla pasta ne discutiamo. Bene. Allora, vieni. Il tuo assistente ci dice che è pronta. La pasta è cotta, vieni qui Daniel, per favore.
Quindi l'abbiamo messa direttamente nella padella col condimento. Perché molte persone prima hanno detto, ah, tu l'hai detto, io c'è detto. Un gesto che non mi riesce. Io l'ho detto. La mantecazione. Allora. Gioco di polso. Sì, sì, di polso dico. Io con i miei figli ho preso delle padelle vecchie con della pasta secca, de cecco naturalmente. Io ho detto vai in giardino e spadella. Ha capito? E vedi quanti te ne cadono le conti. Allora. Guarda che meraviglia. Ecco, vai, spadella. Oh, facciamo un applauso. Bravo. E cari signori, andremo ad aggiungere poco pecorino. Che vuoi? Spolverata, dice se spolverata di pecorino. Sì, fuori fiamma, se no si fila, no? Capito? Non vogliamo. Ecco qua. È bello il nostro piattino. Bello colorato, poi, vivace. Poi con la pasta del cecco non vi dico quanto. Bene, se ci abbiamo qualche forchetta, a me piacerebbe. Ce le abbiamo. Vuole mettere anche questo nella borsa, no? Per essere nella borsetta le forchette, vedrai.